E sequenza 6 sia sì, Repubblica Fiorentina 1480, 4 anni dall'inizio della storia, 2 anni dopo l'appena avvenuta uccisione di Jacopo De Pazzi. E credo che qua andremo da Leonardo, se non vado errato. Boh, non lo so. Lo scopriremo vivendo. 105.000 fiorini in saccoccia non fanno mai male, eh. Poi ripeto, quando andremo a Venezia avremo tantissime altre cose da riscuotere, ritirare, cose varie, quindi preparatevi. Comunque ci vuole Lorenzo De Medici, vediamo che ha da dirci di nuovo. I pazzi sono morti, tutti quanti. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno. Neanch'io. Ezio, ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Tranquillo, Lorenzo. Adesso, figliolo. Resterà ancora più a lungo di quanto tu pensi. Stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No, la bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te. Un dono. Questa cappa ti identifica come amico dei Medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Oh, però, finalmente. Essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. Non saremo più ricercati. Che la fortuna favorisca la tua lama. K Medici ottenuta. E dove c'è da andare adesso? Che poi non l'ha neanche messa perché... Me ne stavo giusto andando. Abbiamo gli abiti di Altair, quindi... Se ne pa possible. Quanta violenza, via, 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 tutti quanti, via. Sono che una pulce, non valgo un secondo del vostro tempo. Bravo, hai capito. Ma posso fare il criptomane? Aspetta, cane! Ma che ti picchia? Quanta merda! La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6. Lorenzo nostro. Che ha da dirci? Leonardo? Lorenzo, Leonardo. Va bene, avete capito. Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Allora, questa è la conferma che dobbiamo andare lì. Un lungo viaggio, vabbè, non era una missione praticamente. E quindi andiamo avanti. C'è da andare... Qua, molto lontano da dove siamo adesso. Buona giornata. Venite, amici, ho urina fresca di pecora. Ah. Vi prego, state attento, messere. Così, almeno vedo se becco il trofeo. Mi sta divertendo un botto. Insomma,
Un Ezio totalmente cleptomane. Vile omicida, stai indietro! Vieni qua. Bravo. Tra l'altro non aumenta neanche il livello di ricercato adesso. E altri soldini qua sono tanti. 1505 infatti. Va bene. Cavallo. Armiamoci di cavallo, ragazzi. E partiamo. Si può andare a Monteriggioni un secondo da qua? Sì. Si può andare a Monteriggioni, quindi ritiro la rendita, poi vado dove c'è da andare. Anche perché poi non metteremo piede a Monteriggioni per un bel po'. No, aspetta, aspetta, ho fatto confusione un secondo. Ho fatto confusione. Riportatemi un attimo indietro. Vai, vai! Va bene, faccio così, sapete. Porta un cazzo. Monteriggioni. Dato qua c'è la stazione di posta, pago e fine. 109.100 precisi. Che poi non ci sono i mercenari, i ladri e le cortigiane qua a Monteriggioni che sono veramente per ora inutili. Poi nel prossimo capitolo vedremo perché ho detto per ora. Big spoiler. Però no, veramente adesso non servono veramente a nulla. ...131.000. Bellissimo. Bellissimo. Tre soldi fatti con le missioni, con i cosi, con i sigilli. Ho distillato un elisir di piombo e... Adesso stiamo furtando neanche poco. Comunque ragazzi, stazione di posta. Porta est, dove eravamo prima, e si va verso gli Appennini. Riprendiamo lo stesso cavallo di prima. E diamocela. Adesso sì che si va verso gli Appennini, signori. Ok. Allora, fatemi un attimo vedere. Beh, non male. Sapete che c'è? Tutti. Cioè, la mappa non ha bisogno di punti di osservazione, il che non è male. Però adesso abbiamo palesemente bisogno della missione perché c'è Leonardo qui. Che fortuna. Io ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? Ed ecco qua che la forza di Ezio si fece notare non poco. Cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Dai, al diavolo. Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Come far volare un uovo? Avanti, su, guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Beh, la strada è una sola. Vacanza in Romagna. Che poi tanto vacanza non è, perché vedrete quello che succede adesso. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il ponte di Rialto, piazza San Marco, l'arsenale. Shh. Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti.
Nasconditi, presto! Bello che c'ha le redini tra le dita. Così le può... Fantastico, la guanta in maniera molto strana. Ok, non distruggiamo il carro, ragazzi. Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Qua ci sbatte, invece no. Tanto finché non montano completamente sopra, c'è poco da fare. Perfetto. No, ho preso danni al carro, ma l'ho detto adesso, ragazzi, ovviamente tra poco li subiremo. Ci mancava anche il ponte incendiato, vai. Reggiti forte! Ti prego che ce la facciamo! Ce la faremo! Cheat, ce la faremo! Guarda un po', brutti stronzi, ci si è fatta. Aia. Ah, per fortuna sparano per terra, non sul carro. Qua la piglio. Stretta. Merda. Per fortuna non ho perso vita prima. Qua non ci voleva. Attento a non rovesciare il carro sul lato. Tranquillo. Oh merda. Dai che ci siamo quasi. Dai che ci siamo quasi. No! Resistete, resistete, su, 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 su. Questo non so come ho fatto a evitarlo, però mi è andata di culo. Va, Leonardo. Sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Che devo affrontare? Oh... Ci si picchia adesso? Lo vedo! Là! Dai! Aspettatelo! Come che non ci riuscirai? Ora! Addosso! Ops! Liscio! Posizione come vi ho insegnato! Dai! Calma! Colpite al momento opportuno! Dovete prendere subito! Fate calmo! Colpite al momento opportuno! Però ho fatto la fuga. Oh, finalmente qualcuno che passa a miglior vita con un contrattacco. Vai, vai! Aspettatelo! Fuori un altro. Non si sfuggirà! Merda, come mi ha preso. E vabbè, poi. Nelle strettoie è difficile. Però ci si fa, ci si fa.
Più impegnativo di quel che pensassi, eh. Oh, ha preso un contratempo. Ops, vieni, vieni. Bello lì. Abbiamo perso un po' troppa vita, ragazzi, eh. Vabbè, tanto li abbiamo fatti fuori. Vacanze in Romagna. Non mi dire se questa è completata perché non ci... Aspetta. Consegne sbloccate. Ok, non è sequenza se è completata, no, perché sarebbe stato abbastanza poppy poppy, due missioni.